Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, buona giornata ad Andrea Vignolini, è venerdì 22 dicembre 2023, siamo pronti a leggere insieme i quotidiani di oggi con le notizie principali del giorno. Partiamo subito dalle prime pagine, il titolo del Corriere della Sera, l'apertura: stop al fondo salva stati, è scontro, tensioni tra alleati sulla bocciatura del MES, la maggioranza si spacca, Salvini parla di vittoria, il trattato alla Camera, Fratelli d'Italia e Lega votano contro, Forza Italia e Noi Moderati si astengono, divise anche le opposizioni. Scrive l'ex premier Mario Monti sulla prima pagina del Corriere della Sera: adesso l'Italia esca dall'angolo. La Camera ha respinto la riforma del MES che tutti i governi, Italia compresa, hanno sottoscritto e tutti gli stati tranne il nostro hanno ratificato. Questo evento purtroppo mostra all'Europa un'Italia nella quale sulla questione del MES, ma più in profondità sul modo di vivere l'integrazione europea, il governo e la maggioranza sono spaccati, così come del resto le opposizioni. Questo l'ex premier Mario Monti sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Restiamo sempre sulla prima pagina, centro pagina, la fotonotizia. Praga, la strage all'università, spara agli studenti, 15 vittime, un 24enne trovato morto, ucciso anche il padre. Ha ucciso il padre, poi è andato nella sua università a Praga e ha iniziato a sparare sugli studenti. 15 morti, 24 feriti, poi David Kozak, 24 anni, forse è stato eliminato dalle forze speciali. Sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera, con una notizia che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio: la Corte Europea apre alla Superlega il calcio sotto shock, il caso FIFA e UEFA contrarie, club in subbuglio. La riflessione: se il business tradisce passioni e cuori dei tifosi, scrive Daniele Dallera, emozione e passione nello sport sono tutto, se togli quelle è finita, la nuova Superlega non le contempla, anzi se può le annienta, almeno là dove vivono e accompagnano il sentimento dei tifosi, anche se organizzata e studiata meglio rispetto alla cialtronata della prima edizione, quando fu battezzata da Andrea Agnelli. E poi sempre con le prime pagine di oggi, mentre sfogliamo la rassegna stampa, che leggeremo più tardi con tutte le notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana, andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con le notizie del giorno. Eccoci alla prima pagina: MES, strappo con l'Europa, si parla ovviamente del fondo salva stati, la Camera boccia la ratifica, maggioranza divisa, Lega e Fratelli d'Italia votano no, Forza Italia si astiene, nel centro-sinistra è un caso il voto contrario del Movimento 5 Stelle, l'imbarazzo di Meloni, ma Salvini esulta, riprendiamoci i nostri soldi. Di Schlein, Giorgetti si dimette, il rammarico di Bruxelles e il silenzio del Colle. L'intervista a Prodi, scelta folle che isola il paese e lo rende più debole dentro e fuori. Sempre sulla prima pagina del quotidiano Repubblica, vedete a centro pagina la fotonotizia: rivoluzione calcio, sia la Superlega, basta monopolio della UEFA. C'è la foto ovviamente con il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League, e poi Repubblica parla appunto di una sentenza storica della Corte Europea. Scrive sempre Repubblica: l'analisi può cambiare tutto, come dopo la sentenza Bosman, che di fatto, diciamo, sancì la libera circolazione dei calciatori all'interno dei paesi europei. Infatti scrive Repubblica: e adesso cosa succede? Adesso la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE sul caso Superlega promette minaccia, a seconda dei punti di vista, di stravolgere ancora il mondo del calcio. Se è la miccia di una rivoluzione permanente o il fuoco fatuo di una sommossa destinata a essere nuovamente repressa dalle istituzioni, è presto. Sto per dirlo. Restiamo sempre sulla prima pagina del quotidiano Repubblica con ovviamente due notizie. La prima: parla Cantone, con la legge bavaglio addio alla trasparenza. L'altra invece riguarda il caso Ferragni, da Safilo stop agli occhiali griffati. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con tutte le notizie del giorno che leggiamo sulla prima di oggi. MES bocciato, tensioni nella maggioranza, il titolo di apertura. La Camera dice no alla ratifica del salva stati modificato, Forza Italia si astiene, Palazzo Chigi ora una riflessione sui cambiamenti più utili, manovra, il governo mette la fiducia sul maxi emendamento, colloquio con Tremonti, patto di stabilità, compromesso accettabile. A centropagina la fotonotizia: la strage di Praga, 14 morti all'università, lo studente killer ucciso dalla polizia. Vedete ovviamente la foto degli studenti che
e per sfuggire agli spari si rifugiano su un cornicione. Il giovane ha iniziato a sparare dal tetto di una palazzina, esclusa la pista terroristica, trovati sul web i deliri del 24enne. In mattinata aveva ammazzato anche il padre, spiega il quotidiano La Nazione. Poi sempre sulla prima pagina, anche con le notizie che arrivano dalla Toscana, tra poco leggeremo la prima del Tirreno, un approfondimento proprio su questa notizia che leggiamo adesso sulla Nazione. Passa l'aumento IRPEF, sistema sanità in crisi, ora una tax force. Italia Viva esce dall'aura, la regione però approva la maggiorazione dell'addizionale IRPEF per consentire il finanziamento del sistema sanitario regionale. Andiamo sulla prima pagina del Tirreno e vedete l'apertura è proprio su questa notizia. Stangata IRPEF, cioè il via libera in regione, evitata la crisi. Più tasse per i redditi sopra i 28.000 euro, Italia Viva esce al momento del voto. E poi sempre a centro pagina, perché il Natale sia per tutti, la consegna dei regali sospesi di Confcommercio e il Tirreno, la cerimonia della consegna dei regali organizzata dalla 46esima Brigata Aerea nella foto sulla prima del Tirreno di oggi. E poi siamo a Firenze, sciopero di Natale a rischio turismo e commercio, la mobilitazione di oggi di CGIL, CISL e UIL per il rinnovo dei contratti coinvolge 100.000 addetti di Firenze e provincia. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, ma l'edizione invece è quella di Livorno con le notizie che arrivano dalla città e dalla provincia. Livorno, addio a Todaro, ingegnere ed ex colonna di AMPS. Per anni ha lavorato come ingegnere in AMPS e adesso la città piange Amedeo Todaro, morto a 75 anni. E poi l'altra notizia che riguarda invece Livorno, lancia un petardo dentro l'aula, uno studente ferito. Siamo anche a Cecina, dove c'è uno scontro tra artigiani e comune per quanto riguarda le aliquote dell'IMU. Andiamo sulle altre prime pagine di oggi, lo facciamo con il quotidiano Libero. Cucù, Gesù non c'è più, sbianchettato Natale, a Padova le maestre eliminano i riferimenti religiosi nelle canzoni, a Livorno si inventano la festa d'inverno, così cancellano la storia. E poi a centropagina vedete lo sponsor e Sala salutano la Ferragni, Safi lo straccia il contratto, a rischio anche l'Ambrogino d'Oro che era stato conferito ovviamente a Chiara Ferragni. Andiamo avanti con il giornale, il titolo di apertura, calcio shock, cambia tutto, ok alla Superlega, FIFA e UEFA sconfitte, si rischia il caos. Andiamo anche al Fatto Quotidiano, patto, stretta da 12 miliardi all'anno, Conte è il cappio di Meloni, il governo va a pezzi, bolgia alla Camera sul MES, no di Fratelli d'Italia e Lega, Forza Italia astenuta, parla il capo del 5 Stelle, Giorgia vuole occultare la sua debacle sul pacco di decrescita, il salasso è nei dati del Bruegel, domina Salvini, Giorgetti, l'Unione Europea ce la farà pagare. Andiamo anche al Sole 24 Ore, istruzione tecnica, sì alla riforma, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore che parla di scuola e università e ovviamente del fatto che il DDL riordino ottiene il primo via libera in commissione al Senato, i percorsi passano da 5 a 4, poi spazio al biennio negli ITS Academy, in cattedra anche docenti azienda, apertura internazionale più ampia, questo per quanto riguarda la riforma dell'istruzione degli istituti tecnici. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, come avete capito oggi ovviamente c'è la sentenza della Corte di Giustizia Europea che diciamo è al centro delle prime pagine, ma ovviamente torna anche il campionato con la Fiorentina che questa sera scende in campo a Monza per la Serie A. Vi ricordo ovviamente di seguire questa sera a casa Verona la partita con Giacomo Guerini e i suoi ospiti durante il match per vivere tutte le emozioni e tutte le notizie che arriveranno da Monza. Andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, la vedete, storico, il botto di Natale, via libera alla Superlega, è rivoluzione, sentenza epocale della Corte Europea, FIFA e UEFA perdono il monopolio del calcio mondiale, pronto un format con 64 squadre e partite gratis in TV, Infantino, Seferin e Gravina si ribellano, no da Roma e Inter, bufera in Inghilterra, l'intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis che dice adesso facciamo la serie elite, vedete no, la tentazione dei club che è fortissima ovviamente su l'idea di costruirsi leghe ad hoc. Provaci ancora Beltran nel taglio basso del Corriere dello Sport Stadio, oggi la Fiorentina a Monza alle 20.45 e altri tre anticipi di Serie A, l'argentino in vantaggio su Nzola, se italiano dovesse partire con una sola punta, Arthur sarà la chiave del centrocampo, ricordiamo le partite di oggi, Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa alle 18.30, Monza-Fiorentina-Salernitana-Milan alle 20.45. Andiamo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport con i titoli del giorno, eccolo qua, Superlega, un muro di no, la Corte Europea la promuove, il calcio la boccia, il progetto 64 squadre in tre categorie, ma il merito non garantisce l'accesso, tutte le partite gratis in TV, UEFA, FIFA e Lega al contrattacco, club inglesi e tedeschi contro, anche Gravina in campo,
Tebas della Liga resterà così per 100 anni, spiega ovviamente il patron della Liga, il presidente della Liga Spagnola. Poi siamo ovviamente alle notizie che riguardano anche le squadre italiane. Stasera a Salerno, Milan all'assalto dell'altro Inzaghi. A Pioli servono più gol da Leao, questo spiega la Gazzetta. E poi ovviamente l'altra notizia che riguarda l'Inter, avanti con i ritocchi, c'è l'ok di Buchanan, la capolista cerca anche un attaccante, poi la Juve deve accelerare per assicurarsi Phillips, l'Allegri aspetta un centrocampista, in questo caso dal Manchester City. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi, con Refresh su Toscana TV e Firenze TV, restate con noi. Buono davvero, se lo è per tutti. Per questo l'eccellenza italiana Fiorfiore Coop del prosciutto di San Daniele DOP è al prezzo speciale di 3,80 euro a confezione. Una buona spesa può cambiare il mondo. La Coop sei tu. Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti, chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmio ed energia. Scopri come sul sito bilanciodisostenibilità.estra.it. C'è l'influenza da principessa. E il raffreddore Hard Rock. Vivinci agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali, con vitamina C per le difese immunitarie. Per i tuoi EC puoi provare Vivinci. Naso chiuso? Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco, libera il naso, idrata la mucosa, elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione, il più consigliato in farmacia. È da sempre garanzia di efficacia 100% naturale. Acqua di Sirmione, una vera forza della natura. Perché devo dire fatti miei ad uno sconosciuto? Non sono arrivato ancora a quel punto. Ma questi sono problemi diversi. Posso farcela da solo. Ci andrà chi ha veramente bisogno. Mi basta parlare con... Cosa hanno in comune le persone di queste storie? Tutte hanno deciso che era il momento di chiedere aiuto. Mettiti in buone mani. Chiedi aiuto ad uno psicologo. Scegli un professionista iscritto all'albo. Gaia. Adesso tocca a me. Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È venerdì 22 dicembre 2023 e siamo pronti, dopo aver letto insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi, a sfogliare i giornali con le notizie all'interno. Partiamo da pagina 2 del Corriere della Sera. L'apertura riguarda la politica, no di Fratelli d'Italia e Lega, il MES bocciato, ma la maggioranza si spacca. Forza Italia e i non moderati infatti si astengono, anche l'opposizione è divisa, il Movimento
5 Stelle contro il Partito Democratico vota per la ratifica. La vittoria, Salvini dice, è una nostra vittoria, possiamo chiedere indietro i soldi dati finora. E poi aiuti e fondi, il meccanismo del MES aiuta il Paese europeo in difficoltà con prestiti, acquisti di titoli di Stato e linee di credito in via precauzionale. Il capitale versato finora dagli Stati membri in modo proporzionale alla popolazione e al prodotto interno lordo è di 80,5 miliardi, 809 miliardi è il capitale sottoscritto, spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E poi ovviamente i personaggi, la gioia dei Pasdaran e Borghi da senatore va a festeggiare in tribuna. Bagnai, Alberto Bagnai, spiega è la fine di una battaglia ultradecennale, la brutta fiera dell'ambiguità, così si riaffaccia il fronte populista, spiega il Corriere della Sera nell'articolo di Roberto Gressi. I partiti litigano ma si ritrovano sull'asse sovranista. Vedete, il MES è l'organizzazione intergovernativa approvata dal Consiglio europeo il 25 marzo del 2011 per aiutare i paesi dell'Eurozona in difficoltà a causa della crisi finanziaria, coinvolgeva 19 stati, 20 dal 1 gennaio del 2023. Il 27 gennaio del 2021 l'Italia con il governo Conte 2 firma con gli altri paesi dell'Eurozona l'intesa per riformare il MES, ma la ratifica non arriverà mai in Parlamento per il no del partito di maggioranza, il Movimento 5 Stelle. Cosa prevedeva il testo e cosa succede ora dopo il no dell'Aula? I contenuti del vecchio MES e la riforma. Cosa succede dopo il no del Parlamento? Per entrare in vigore le modifiche proposte avrebbero dovuto essere ratificate dai parlamenti di tutti i 20 paesi entro il 31 dicembre di quest'anno. Con il no italiano dunque la riforma non entra in vigore e si ritorna alle regole del vecchio MES, quello già intervenuto in passato. Chi sosterrà la gestione delle crisi bancarie? Ogni paese provvederà ai suoi problemi principalmente con l'utilizzo dei fondi di garanzia dei depositi, poi applicando le regole europee sulle risoluzioni bancarie, il famoso bail-in. E in ultima istanza attraverso il meccanismo di risoluzione unico europeo alimentato dai contributi delle stesse banche, questo spiega Mario Sensini oggi sul quotidiano Il Corriere della Sera. Poi siamo sempre all'interno del Corriere della Sera con ovviamente quello che accade sul fronte politico nella maggioranza. Meloni e la telefonata agli alleati: in Europa ognuno fa i suoi interessi, nella maggioranza tutti assicurano che le divisioni sul MES saranno senza strascichi. Le elezioni europee, ricordiamo, si terranno il prossimo 9 giugno e saranno accorpate alle elezioni amministrative. Vincitori e vinti, alla fine è uscito sconfitto il ministro più europeista di tutti, Giancarlo Giorgetti. Andiamo avanti sempre all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera con questa intervista a Maurizio Lupi di Noi Moderati. Noi astenuti per modificare il MES, spaccati, maggioranza europeista e questo voto potrebbe essere utile. Lupi, l'opposizione mi ha deluso, serviva un confronto sull'Europa. Ora i cambiamenti potrebbero essere accelerati, il patto di stabilità è un segnale politico che vale di più. Poi andiamo a occuparci invece di quello che accade nel mondo del calcio. Vedete la foto, sentenza shock, via libera alla Superlega, la Corte Europea contro UEFA e FIFA, non potete sanzionare le società e impedirne la partecipazione. Questa è una sentenza importante, tant'è vero che viene evocata ovviamente l'altra sentenza, quella del 1995, la sentenza Bosman che rivoluzionò la libera circolazione dei calciatori. Nel 1995 la Corte di Giustizia Europea pronunciò la sentenza Bosman dando ragione al centro campista che aveva fatto causa a Liegi, alla Federazione Belga e alla UEFA. Fu liberalizzato il trasferimento dei calciatori nell'Unione Europea. Quello fu sicuramente uno dei punti spartiacque del mondo del calcio. C'è Daniele Dell'Era che dice: lasciamo vivere emozione, cuore e passione, scrive su Corriere della Sera. Arabia Saudita e Stati Uniti, il rischio di impoverire i tornei nazionali, le voci di Arabia Saudita e Stati Uniti, la possibilità di aprire una trattativa. Ma parla anche un grande, ovviamente, del calcio, Karl-Heinz Rummenigge, che fa parte del direttivo del Bayern Monaco, e dice: resterà tutto così, ora c'è democrazia e il calcio non è solo una questione di soldi, dice Rummenigge. Spero che nessun club vada via, la mia sensazione è che nessuno sia favorevole a una rivoluzione che esiste solo sulla carta. Il calcio è un'industria che deve porsi delle regole, un fair play più forte e tetto dei salari. Beh, non male questo intervento di Karl-Heinz Rummenigge oggi sul Corriere della Sera. Poi sempre all'interno del
del Quotidiano e il Corriere della Sera, interviene ovviamente anche il mondo del calcio. Il fronte del no appare compatto, solo De Laurentiis va a vedere Federcalcio, Club e Lega in posizione di difesa. La FIGC dice: ci riconosciamo negli organismi sovraordinati della UEFA e della FIFA e ribadiamo la convinta azione a tutela dei campionati nazionali, spiega il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina. Sempre ovviamente, intanto le reazioni sono diverse, perché per esempio la vittoria di Perez, da oggi i club saranno padroni del proprio destino, ha detto Florentino Perez, il presidente del Real Madrid e a capo del progetto di Superlega. Abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Il presente e il futuro ora sono nelle mani dei club e dei tifosi, così Florentino Perez, numero uno del Real Madrid. Ma ovviamente, come ricordava il Corriere della Sera, De Laurentiis va a vedere, perché c'è un'intervista esclusiva oggi sul Corriere dello Sport Stadio, dove De Laurentiis dice: adesso facciamo la serie elite. Quindi attenzione ovviamente anche ai movimenti complessivi. Sempre con le altre notizie all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera, ci si occupa anche di quello che potrebbe accadere appunto sul fronte della Superlega. Livelli, Star e Oro, partite gratis in TV, il torneo fra promesse e blef. Tre leghe e 64 squadre, un nuovo modello di diritti televisivi, il ruolo di fondi e banche d'affari, 400 milioni di euro, il contributo di solidarietà previsto dalla Superlega per i club che non giocano la competizione. Mentre ricordiamo le coppe europee oggi, 32 squadre in Champions League, 40 in Europa League, 40 in Conference League, e la Supercoppa europea è partita secca tra la vincente della Champions League e dell'Europa League. Durissimo la reazione del governo inglese, che dice: è vietato partecipare, e i tifosi si dividono sui social. United, Bayern e Atletico Madrid restano fedeli all'UEFA. E poi cosa può accadere adesso? Il giudizio è appellabile, la FIGC può escludere i club. La sentenza è appellabile? No, si è arrivati alla Corte Europea sul rinvio di un giudice del Tribunale Spagnolo. La Corte Europea fornisce un giudizio incidentale di legittimità comunitaria, spiega cioè come va applicata la legge europea. Dopo che si è pronunciata si torna al giudice spagnolo, che però non può discostarsi dalla sentenza europea, quindi è molto chiaro, dice. Ma i campionati nazionali con la Superlega resterebbero in vita secondo i promotori della Superlega? Sì, il nuovo modello è pensato per integrarsi ai campionati, la Superlega sarebbe una competizione alternativa alla Champions, ma il rischio è che perdano fascino. Questo ovviamente è il punto che sottolinea il Corriere della Sera. Intanto una notizia che riguarda l'Europa, ma in questo caso può essere, diciamo, un sollievo per i tantissimi agricoltori e non solo che in Toscana hanno a che fare con i lupi. Von der Leyen contro i lupi, l'Unione Europea pronta a via libera alla caccia, la specie non sarebbe più rigorosamente protetta, le associazioni dicono che questo è opportunismo. Il lupo grigio è il più grande tra i lupi ed è diffuso in gran parte nell'Asia, del Nord America e dell'Europa centro-orientale. Negli ultimi decenni sono stati avviati programmi di ripopolazione anche nell'Unione Europea, dove ora vivono 20.000 esemplari. Il paese più abitato è l'Italia. Andiamo avanti sempre con i titoli del Corriere della Sera, e ci si occupa anche del Covid. Proteggiamo le nostre feste, è il titolo del quotidiano il Corriere della Sera, che riporta un'intervista di Ilaria Capua. Ci troviamo in una fase di crescita del virus, importante è essere accorti e fare tamponi, dalle mascherine da portare con sé alle finestre aperte, quattro dita, i consigli anticontagio. Questo spiega Ilaria Capua. Perché fare test, essere consapevoli e non portare in giro l'infezione, l'esercizio di responsabilità civile, mi sembrerebbe del tutto inopportuno dimenticarsene proprio adesso. Poi l'altra notizia invece riguarda Chiara Ferragni: stop dalla Safilo, partnership conclusa, ha violato il codice etico, la decisione sugli occhiali dopo i casi del Pandoro e delle uova. La procura di Cuneo ha aperto un fascicolo dopo gli esposti di Codacons e Assurt. E poi vedete la notizia ovviamente che viene spiegata all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera. Andiamo avanti invece con le altre notizie che leggiamo all'interno del quotidiano La Repubblica, mentre sfogliamo la rassegna stampa che tra poco leggeremo con tutte le notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana. Prodi sul MES: scelta folle che isola il paese e lo rende più debole, è un segno di stabilità, spiega l'ex premier ed ex commissario europeo. Romano Prodi è stato a capo del governo dal 96 al 98 e dal 2006 al 2008. Il PD è un insieme di ingranaggi non sempre allineati, è il mio primo Natale senza Flavia, mi ha aiutato a occupare ogni secondo libero. Sul patto un passo avanti, con regole non intelligentissime, Roma tagliata fuori, il premierato è un pericolo, ridimensiona.
tra Parlamento e Colle. E poi vedete il no di Conte agita i tem, Guerini, voto da irresponsabile, minoranza in ordine sparso, PD con Azione e Italia Viva e Più Europa e dice sì alla ratifica, AVS si astiene. Andiamo all'interno del quotidiano La Repubblica, nel silenzio di Mattarella la freddezza del Colle per la sfida sovranista. Nessun commento, ma la scelta del governo di isolarsi sul MES va in direzione opposta alla linea europeista indicata per anni e quindi il silenzio del capo dello Stato in questo momento vale moltissimo. Poi siamo al femminicidio di Treviso, Vanessa, l'autopsia anche sul feto, il compagno, voglio stare da solo. Fandai pretendeva che lei lasciasse la famiglia, nel 2021 la donna aveva denunciato un altro uomo per stalking. Il procuratore Martani, il divieto di avvicinamento alla giovane andava chiesto, Ostellari chiede a Nordio di ordinare un'ispezione. E poi sempre all'interno del quotidiano La Repubblica due notizie, la prima riguarda il superbonus, il conto sale ancora, altri 23 miliardi sul debito, la corsa ai lavori di fine anno porta il credito fiscale a 58 miliardi, ipotesi proroga per chi è all'80%, oggi al Senato si vota la fiducia sul maxiemendamento con le ultime modifiche alla manovra. E poi sempre nelle pagine interne del quotidiano Repubblica, abbiamo visto ovviamente della sentenza sulla Superlega, oggi Repubblica intervista Jean-Marc Bosman, ho fatto cambiare il calcio e il sistema mi ha cacciato, mi spiace se la Superlega penalizza i club più piccoli, ma se UEFA e FIFA perdono potere di certo non mi metto a piangere per loro. E ovviamente racconta Jean-Marc Bosman nel 95 la sentenza che ha rivoluzionato di fatto la libera circolazione dei calciatori all'interno dell'Unione Europea, dice l'hanno dimenticata tutti, quasi, della vecchia generazione mi hanno aiutato i calciatori olandesi e due colleghi belgi, Wilmots e Albert, di quella attuale che pure guadagna un sacco di soldi, grazie alla sentenza Bosman si è ricordato di me soltanto Rabiot nel 2019 quando è passato a parametro zero dal Paris Saint Germain alla Juventus, mi ha fatto avere 10.000 euro attraverso sua madre Veronique. Sulle sue vicissitudini personali che l'hanno portata a vivere del sussidio statale ha inciso l'oblio, ne ho sofferto certamente, le pare normale che io non sia mai stato invitato a un mondiale o un europeo, oggi vivo ad Avance vicino a Liegi con il più piccolo dei miei figli che ha 14 anni e che mantengo, ho problemi di mobilità e per fortuna c'è il sussidio che mi dà la FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori. Bosman non ha detto cosa pensa della sentenza sul caso Superlega, che mi dispiace molto se penalizza i piccoli club e i calciatori di seconda e terza fascia, temo sia la legge del mercato dove il pesce grosso mangia sempre quello più piccolo, l'Europa in questo è spietata, l'ingegnere di una grande azienda guadagna 5 volte quello di una ditta minore, se invece FIFA e UEFA perdono potere sa che cosa le dico, che non mi metto certo a piangere per loro, così Bosman intervistato oggi dal quotidiano La Repubblica. Andiamo all'interno del quotidiano La Nazione con tutte le notizie del giorno e si riparte proprio da qui, dalla rivoluzione del calcio, la Corte Europea spiega il quotidiano La Nazione, rivoluzione del calcio, Corte Europea, stop a UEFA e FIFA, un monopolio illegale e la Superlega risorge. Il giurista, il professor Matera, intervistato dal quotidiano Nazionale, giornata storica, ci guadagna lo show, l'UEFA indebolita, devono entrare nuovi progetti. E poi parla Giovanni Malagò, presidente del CONI, il campionato è in pericolo, può diventare marginale, un appunto dei rischi è questo. Poi parla anche Dino Zoff, anche la Serie A rischia di morire, che amarezza, l'ex campione azzurro, la tradizione va rispettata, ai miei tempi il calcio era puro e meritocratico. Andiamo avanti con le altre notizie del giorno e partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la Toscana con ovviamente il bilancio della sanità, passa l'aumento dell'addizionale IRPEF ma ora una tax force per la svolta nella sanità, ex strategy Italia Viva non vota, tagli e risparmi, vogliamo ridurre subito i costi dell'addizionale, dice Gianni, il partito renziano coglie i segnali del PD e decide di non rompere, spiega il quotidiano La Nazione, tutti consapevoli che il regime di assistenza e cure deve cambiare, contenimento di spesa per 200 milioni, intanto la CISL va all'attacco, è intervenuto da noi il segretario regionale Ciro Recce lunedì e ovviamente propone una mobilitazione proprio su questo tema, intanto parlano anche le opposizioni, le estenuanti trattative hanno deciso i segretari, l'opposizione, consiglio svuotato del suo ruolo, a pagare saranno i toscani. E su questa notizia andiamo anche all'interno del quotidiano Il Tirreno, proprio nella parte regionale con l'approfondimento del giorno, ok alla stangata sull'IRPEF toscana, maggioranza salva, trattative ad oltranza per oltre 3 ore, i consiglieri di Italia Viva escono dall'aula per il voto ed ecco la simulazione degli aumenti dell'addizionale IRPEF, maggiore imposta all'anno a 30, da 28.000 a 35.000 euro
euro per 114 euro, a 50.360, a 55.440, a 100.000, 1.160 euro. Queste ovviamente sono le cifre della maggiore imposta e poi gli altri scaglioni. Parla ovviamente Ciro Recce, segretario della CISL Toscana, di nuovo colpito chi paga le tasse, una misura ingiusta e impopolare, un grave errore, siamo già pronti a mobilitarci. Andiamo avanti sempre con i titoli all'interno del quotidiano Il Tirreno. Babbo Natale sulla 500 in aereo, porta i doni a chi è in difficoltà. A Pisa l'iniziativa del regalo sospeso ha permesso di consegnare 2.000 pacchi raccolti da una catena di solidarietà promossa da Il Tirreno e Confcommercio. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere Fiorentino, che riprende ovviamente proprio il tema dell'aumento dell'IRPEF. Sia l'aumento dell'IRPEF ma senza Italia Viva, ok al bilancio, i renziani escono dall'aula, Gianni cita i morti per Covid in Lombardia, l'ira del governatore Fontana. All'interno su questo c'è anche l'intervista a Vannino Chiti, ex governatore della regione toscana, che dice anziché farsi carico delle responsabilità si preferiscono i tornaconti elettorali. Vannino Chiti spiega la sfida è migliorare la sanità. E poi il dato principale è fuori professionisti e partite IVA, ecco perché non è una scelta equa, spiega Silvia Ognibene. Mazzi di Unifi, negli anni la platea di chi non paga l'aliquota è cresciuta tanto, e si fa riferimento ovviamente a quali contribuenti pagheranno in più l'addizionale IRPEF rispetto a quelli che non la pagheranno. Intanto però facciamo il punto politico sulla giornata di ieri, partendo dalle interviste di Chiara Valentini, che ha incontrato il capogruppo di Italia Viva Scaramelli. Ieri Italia Viva ha deciso ovviamente di uscire dall'aula. Sentiamo. Io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio, forse era il centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza, c'era una divergenza di punti di vista, una questione oggettiva che noi abbiamo, insieme al collega Sguanci, rimarcato dal primo giorno di questa discussione. Noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica, diciamo, una tassazione molto forte nei confronti dei cittadini toscani. Io l'ho definita fin dal primo giorno iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito. A un certo punto di queste trattative, in queste giornate, si è entrati nel merito, non si è arrivati laddove noi volevamo, perché noi pensiamo che non sia corretto che una persona, un professionista che guadagna 85.000 euro non debba pagare niente perché ha un regime forfettario, non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono la classe media, quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97%, questo ci ha consentito di dissentire su questa misura. Questo non vuol dire che non stiamo... Questo spiega ovviamente Scaramelli di Italia Viva. Andiamo all'interno del quotidiano La Repubblica di Firenze, vedete, sì ai 200 milioni di tasse in più per salvare la sanità, Italia Viva non vota, giornata convulsa di trattative con i renziani che chiedevano un taglio, poi la manovra in Consiglio regionale viene approvata solo dal Partito Democratico. E sempre all'interno ovviamente del quotidiano Repubblica si spiegano tutte le posizioni, anche quella del PD. Chiara Valentini ha intervistato il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, lo vediamo. Per salvare i servizi della sanità toscana, compresi gli extralea, e creare le condizioni per l'approvazione del bilancio. Il PD è stato compatto, Italia Viva non ha partecipato al voto, credo che spetti loro fare una riflessione rispetto a come si sta nell'ambito di una maggioranza. Scaramelli infatti dice che bisognerà ragionare anche in futuro comunque su come stare all'interno di una maggioranza. È una discussione che lei vede nel prossimo futuro qui all'interno della maggioranza in Consiglio? Ma io ho sempre pensato e l'esperienza mi dice che in una maggioranza ci si sta nei passaggi stretti e nei passaggi larghi, quando si fanno scelte magari per fare nuove opere pubbliche, ma quando siamo costretti anche a fare scelte di chiedere un contributo al neanche al 30% dei toscani per far fronte ai tagli che il governo fa nei confronti della sanità e che la metterebbe in discussione. Ovviamente noi vogliamo una sanità che sia magari ulteriormente migliorata, ma vogliamo anche salvare, cioè quella sanità che con tutte le sue criticità è comunque ritenuta
anche dalle agenzie ministeriali una sanità di eccellenza ai primi posti nel Paese. E noi vogliamo che la sanità pubblica sia salvaguardata e sia salvaguardata per tutti i cittadini indipendentemente dalla loro condizione economica. Andiamo avanti con le notizie di oggi, torniamo sulla prima pagina del quotidiano Nazione di Firenze, il titolo di apertura: furbetti alla SAS, nuove indagini, la lettera anonima alla partecipata e l'avvio degli accertamenti interni, ingaggiato anche un investigatore e poi la denuncia alla procura, 4 dipendenti licenziati nel 2020, un'altra bufera giudiziaria nel taglio alto. Il futuro della diocesi di Firenze, a marzo l'incontro col Papa del Cardinale Arcivescovo Bettori che fa un appello ai candidati: fate scelte coraggiose, il caro casa è la vera emergenza della città. E poi a centropagina, Natale al lavoro, aumenta l'esercito degli addetti che timbrano il cartellino il 25 dicembre, ecco le loro storie, la sociologa Tonarelli, è cambiato il rapporto tra vita professionale e privata e appunto si racconta di chi lavorerà a Natale il 25 dicembre diverso, a pagina 2 della Nazione lo racconta Carlo Casini. Le festività cambiano, difficile distinguere i momenti di stacco, non solo poliziotti, pompieri, medici, albergatori, camerieri e baristi, le categorie che lavorano nel giorno più santo sono sempre di più. Il sindacalista: cominciò tutto nel 2011 col decreto Salva Italia di Monti. E poi ovviamente l'Oreca in prima fila, il lavoro dietro ai turisti. Sempre su questo, sempre ovviamente sul Natale e le parole dell'arcivescovo Bettori, appello ai candidati sindaco: occorre avere radici forti e vitalità, porre rimedio all'emergenza casa, come dimostra il caso Cata, e sulle carte di Don Milani disposte a conservarle. A marzo la visita dei vescovi in Vaticano e al Papa, per la quale il cardinale sta preparando una relazione. Sempre all'interno del quotidiano Nazione, la stoccata di Commisso: la politica usa il Franchi come trofeo da esporre. Nella lettera di auguri il presidente De Viola ha parlato del noto stadio, i tifosi devono sapere, il club deve sapere, il tempo ormai è scaduto, spiega il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L'avvertenza Harris Bar, salvati 12 posti di lavoro e la riapertura si avvicina, in corso le trattative, raggiunto l'accordo al tavolo di crisi della metro città, grazie ai sindacati, la GIN SRL, proprietaria dell'immobile, sta valutando l'offerta della Boston 70. E poi ex GKN, 10 giorni all'ora X, attesa per il ricorso Fiom, ieri un incontro a regione ma il sindacato non tratta finché non arriva la sentenza. Poi siamo all'interno del quotidiano Nazione di Firenze con lo sciopero di Natale, negozi, locali e mense, 100.000 si fermano per rinnovare contratti, 400 lavoratori da Firenze andranno alla manifestazione di Roma, i sindacati, mobilitate categorie che condividono precariato e salari bassi. E poi salvate il nostro mercato, Largo Cantù alza la voce, raccolta di firme nei negozi di quartiere, questa zona si spopola e sta morendo, spiega il quotidiano La Nazione. E ancora sempre all'interno del quotidiano La Nazione, sassi sui binari ai Renai, treni in tilt, caccia ai vandali, 5 giovani hanno bloccato la circolazione tra la Strassigna, Empoli e Firenze, messi alcuni massi sulla linea, ritardi di oltre 1 ora e 12 corse cancellate. Ad avvisare Polfer e Carabinieri è stato il macchinista che viaggiava sulla tratta e ha visto la scena. Poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione, nuova bufera su servizi alla strada, l'indagine contro i furbetti, 4 licenziati, 1 sospeso. Il procedimento è partito su segnalazione anonima, SAS ha assunto un investigatore e presentato denuncia, le contestazioni, multe annullate, frutta e verdura in cambio di mancati controlli e cartellino, spiega il quotidiano La Nazione. Poi siamo sempre all'interno della Nazione con la FIPLI, incidente, scoppia il caos, un'altra mattinata di passione, pendolari sul piede di guerra, TIR perde il controllo e il traffico viene inizialmente dirottato sull'autostrada. Poi uscita obbligatoria a Scandicci e la Strassigna, circolazione in tilt, i mezzi pesanti attraverso le strade collinari. Poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione, questa notizia che riguarda i pubblici esercizi, tavolini all'aperto, c'è la proroga, riguarderà quelli fuori dal centro. La Camera dei Deputati dà il via libera al DDL che allunga di un anno la possibilità dei deor esterni. In città sono interessate un centinaio di attività, ne parleremo con le categorie e poi decideremo. Montecitorio ieri ha dato l'ok al provvedimento che riguarda bar e ristoranti. Sempre all'interno del quotidiano Nazione c'è questa notizia che riguarda Amanda Knox, che sarà attesa a Firenze. Non ho paura di tornare in Italia, tornerà in aula stavolta per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Non ho paura di tornare in Italia per difendermi, ero impreparata a 20 anni ma ora sono pronta. Così in un post su X, ex Twitter, Amanda Knox anticipa il suo possibile ritorno in Italia, precisamente a Firenze, dove si terrà il processo per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, dopo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accertato la violazione dei diritti
diritti di difesa nel procedimento che ha portato alla sua condanna. La statunitense non ebbe né un avvocato né un interprete. Voglio che i miei figli, continua il post, vedano cosa significa battersi per la verità. Siamo sempre ovviamente nelle pagine dei quotidiani locali, torniamo alle pagine interne del quotidiano La Repubblica di Firenze. Le tariffe dei taxi aumentano del 16%, quella fissa per l'aeroporto vola al più 27%. L'articolo di Ernesto Ferrara, che racconta ovviamente del fatto che oggi in città ci sono 760 taxi circa. Qualche esempio di impatto dell'adeguamento delle tariffe: Palazzo Vecchio ha fatto un test prova lo scorso 27 aprile da Piazza Ferrucci alla Fortezza. Oggi si pagano in media 10,20 euro con il rincaro del 16%, 11,90 dall'aeroporto alla Certosa, oggi 16,30 da giugno 19,10, dal piazzale Michelangelo a Torre Galli oggi 11,30, col 16% in più si passa a 13,30. Questi sono ovviamente gli aumenti. L'assessore e il comune ha ottenuto le seconde guide, grazie alle quali sarà come avere altre 100 auto in servizio in strada. Siamo all'interno ancora del quotidiano La Repubblica di Firenze, perché ieri con Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e candidata a sindaco di Firenze e Italia Viva, ovviamente con il suo auspicio di allargare la coalizione, parlavamo appunto del fatto se si erano sentite con Cecilia Del Re per le primarie. Del Re, tentata dalle primarie con Italia Viva, spiega Ernesto Ferrara su Repubblica di oggi, ma parla anche con gli inviati di Schlein, il leader di Italia Viva. A marzo consultazioni senza il PD, dice Renzi, ieri a Sky TG24, lei in videochiamata con i Dem Taruffi e Baruffi, spiega il quotidiano La Repubblica di Firenze. Quindi Cecilia Del Re starebbe pensando appunto alle primarie con Stefania Saccardi. Bettori scruta il futuro, a marzo dal Papa, poi la possibile uscita. Il cardinale sta per lasciare la guida della diocesi, il successore deciderà il pontefice, spero di rimanere a Firenze anche dopo. Sulle carte di Don Milani dice l'auspicio che siano depositate nell'archivio diocesano, questo dice il cardinale di Firenze, l'arcivescovo di Firenze Giuseppe Bettori. Andiamo sempre all'interno del quotidiano La Repubblica di Firenze con questa notizia che riguarda la truffa delle tre carte nelle vie del centro. A Ponte Vecchio multate 5 persone, si muovono in gruppi di 6-7 elementi. Un anno fa uno fa il mazziere e gli altri si fingono giocatori e si arrivano ai controlli, sussurrano municipali. Secondo i vigili sarebbero soprattutto di nazionalità moldava. Eccoci qua appunto con la truffa delle tre carte che ancora resiste imperterrita nonostante gli anni, nonostante i tempi. Andiamo sempre all'interno del quotidiano nel quotidiano Il Corriere Fiorentino con tutte le notizie del giorno. Abbiamo già letto quelle che riguardano ovviamente l'aumento dell'addizionale IRPEF. Siamo a pagina 4 con le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Franchi, accordo ancora lontano, lo stadio usato come un trofeo, Commisso al comune, mi auguro di sapere presto dove giocherà la Fiorentina. E poi in regione, prorogata al 19 gennaio la richiesta di danni causati dall'alluvione, questo per quanto riguarda ovviamente il fatto che si è deciso di prorogare la scadenza per dare la possibilità a tutti i cittadini e alle aziende di poter presentare la domanda, quindi quello che dicevamo ieri con Marco Celli, presidente del comitato alluvione, diventa realtà per presentare le domande per la presentazione dei moduli, ci sarà tempo fino al 19 gennaio e non fino al prossimo 31 dicembre. Proprio sull'alluvione c'è l'appello di un sindaco, quello di Montemurlo, che chiede che la Premier Meloni non si scordi ovviamente degli alluvionati. Il servizio è Toscana TG, che è il numero 5, regia. Il bilancio di fine anno del comune di Montemurlo, uno dei più colpiti dall'alluvione nella provincia di Prato, non poteva che partire dal triste racconto di quello che è successo il 2 novembre. Una ferita che resta aperta, due morti, nonostante i lavori di somma urgenza siano terminati. A oltre 50 giorni da quando aziende e famiglie sono state travolte da acqua e fango, dal governo non è arrivato ancora nessun ristoro, esclusi 5 milioni destinati a tutte le zone toscane alluvionate. E così il sindaco impugna carta e penna e scrive alla Premier Giorgia Meloni per sollecitare l'arrivo di ingenti risorse. Proprio in questi giorni sto scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere attenzione, per chiedere risorse e per chiedere anche provvedimenti a misura di quelli che sono stati i danni e le criticità che tutto il nostro territorio ha purtroppo registrato e avuto. Quindi questo lo riteniamo un minimo impegno che deve essere
riconosciuto a Montemurlo, a Prato e a tutta la Toscana. Archiviata la triste pagina dell'alluvione, la Giunta ricorda anche i successi ottenuti, a partire dall'inaugurazione del Central Park nel cuore della città, fino alla consapevolezza di non aver mai abbandonato nessuno. C'è stato questo incremento dei nostri cittadini che si sono rivolti al nostro servizio sociale e professionale, stiamo arrivando a 600 persone che sono in carico ai nostri servizi sociali, suddivisi secondo i vari ambiti. In più il problema della casa, quest'anno il Comune di Montemurlo ha dovuto, a seguito della legge nazionale che non ha visto il rifinanziamento del Fondo Nazionale Affitti, ha dovuto investire con risorse proprie, con oltre 40.000 euro per andare a dare risposte a quei cittadini che ogni anno presentano questa domanda. Andiamo avanti sempre con le notizie del giorno, siamo sul Corriere Fiorentino a pagina 8, qualità dell'aria sempre più scarsa, la piana come la pianura padana, niente pioggia e vento in molte zone della Toscana, inquinamento oltre i limiti, spiega il quotidiano del Corriere Fiorentino, in particolare nella zona ovviamente della piana fiorentina. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi dalla Toscana e da Firenze con Refresh, restate con noi su Toscana TV e Firenze TV. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Dream Gluten Free, specialisti nell'alimentazione senza glutine. La soluzione per mangiare sano senza rinunciare al gusto e ai piaceri della buona tavola. Pane, pizze, focacce, pasticceria secca e fresca, torte personalizzate e tanto altro. Prodotti sempre freschi a chilometro zero, direttamente dal nostro laboratorio. Ci trovi nel nostro nuovo punto vendita in via Ferrucci 95F a Prato. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, buona giornata ad Andrea Vignolini, è venerdì 22 dicembre 2023, stiamo leggendo tutte le notizie di oggi che arrivano dalla Toscana, da Firenze e dalle province. Andiamo sul quotidiano del Tirreno di Livorno, l'apertura urbanistica e scontro, seduta Fiume nella notte con l'esame di 108 emendamenti, polemica sulla palestra di via San Marino fra Giunta e Movimento 5 Stelle, spiega il quotidiano il Tirreno. Alle 23 non era conclusa l'illustrazione delle modifiche della minoranza alla variante al piano strutturale, l'opposizione di sinistra accusa la maggioranza di voler cementificare l'assessora Viviani, perimetro ridotto. E poi sempre all'interno del quotidiano Il Tirreno, ma a Livorno, Livorno piange l'ingegner Todaro, Amedeo Todaro, ingegnere e politico, politico ed ex colonna dell'AMS, aveva 75 anni, era fra i massimi esperti di ambiente e ciclo dei rifiuti. E proprio ovviamente diciamo di ambiente ci si è occupati in questi giorni a Livorno con una bonifica importantissima, lo vediamo nel servizio di Toscana TG che è il numero che è il numero 3, regia, eccoci qua. 1081 coperture in amianto su tutto il territorio comunale sono state scoperte dal drone che ha sorvolato la città nell'ambito del progetto Livorno Amianto Free. Per dare un'idea dell'estensione delle coperture da rimuovere possiamo parlare di una superficie corrispondente a 33 campi di calcio. Il 98% dei cittadini livornesi che hanno ricevuto l'invito bonario da parte del comune hanno risposto, si sono resi disponibili ad affrontare la problematica. Siamo andati avanti con un'attività
amministrativa che mira a togliere appunto tutte le coperture in amianto che sono danneggiate e eventualmente a trattare quelle che devono essere trattate, che possono ancora essere trattate. Uno dei luoghi più critici e su cui si è intervenuti è la struttura della ex TRV. Nei primi due anni di operatività del progetto è stato bonificato il 25% delle aree totali, pari a 8 campi di calcio, e entro il 2025 il Comune intende rendere l'intero comune amianto free. Mi piace sottolineare il fatto che l'iter amministrativo partiva da un invito bonario, no? Quindi il Comune scrive al cittadino che appunto ha una copertura dove probabilmente c'è l'amianto, scrive per verificare appunto se questo è effettivamente amianto, se, quindi se il drone aveva ragione, e per verificare lo stato di conservazione della copertura in amianto. Mi piace sottolineare che la maggior parte dei cittadini livornesi ha risposto in maniera proattiva e collaborativa agli inviti bonari del Comune. Andiamo avanti con le notizie di oggi, sempre da Livorno. Con il Tirreno fa esplodere un petardo in aula, ferito un compagno a un orecchio. È successo all'Orlando, la preside organizzerà degli incontri con la polizia. È successo ieri mattina alle 11 in una classe di chimica. Il ragazzo ha perso del sangue ma ha deciso di non andare in ospedale. Siamo a Rosignano con il quotidiano Il Tirreno. Sono 125 le imprese scomparse nei primi 9 mesi dell'anno. Il saldo della Bassa Val di Cecina è positivo, ma solo grazie all'area cecinese. E poi a Firenze con il quotidiano Il Tirreno, uno sciopero sotto l'albero, stop a commercio e turismo, oltre 100.000 lavoratori in attesa del rinnovo del contratto. La mobilitazione indetta da CGIL e CISL e UIL riguarda anche il personale della ristorazione. E poi sempre all'interno del quotidiano Il Tirreno, con una parte di città che cambierà look, più verde e nuovi arredi urbani, via Petrapiana si rifà il look, il restyling riguarderà anche piazza Salvemini e le aree vicino al palazzo Exposte, marciapiedi allargati per favorire il passaggio pedonale, arrivano anche altri alberi, così sarà riqualificata ovviamente l'area di via Petrapiana. E poi piazza Indipendenza verso la fine, il rifacimento della piazza, parte il secondo lotto con il restauro generale delle statue, questa è la riqualificazione della piazza. Chiudiamo questa parte di rassegna stampa con ovviamente la notizia che arriva da Campi Bisenzio, zona industriale, raggiunta l'intesa per la messa in sicurezza dell'area, accordo dopo la morte di una lavoratrice di Leonardo a Campi Bisenzio. La vicenda ovviamente è quella dell'area di via Einstein a Campi Bisenzio, dove ovviamente appunto è deceduta anche una donna nelle settimane scorse per un tragico incidente. Saluto in collegamento con noi il parlamentare del Partito Democratico alla Camera, eletto nel Collegio Uninominale di Firenze, l'onorevole Federico Gianassi. Buongiorno e ben trovato Gianassi, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, partirei innanzitutto dalla notizia ovviamente che arriva dalla Regione Toscana dell'aumento dell'addizionale IRPEF per finanziare il servizio sanitario regionale. È di fatto la notizia del giorno, un aumento inevitabile visto che il meccanismo del payback, della legge del payback che l'anno scorso permise ovviamente di erogare i fondi per garantire la continuità del servizio sanitario regionale è al centro di un dibattito e al centro di un procedimento che riguarda la sua anticostituzionalità, e quindi in Regione il Partito Democratico ha votato, senza che Italia Viva partecipasse al voto perché è uscita dall'aula, l'aumento dell'addizionale IRPEF. Arrivano cattive notizie per i cittadini toscani che guadagnano sopra i 28.000 euro lordi all'anno, però è stato un passaggio inevitabile, Gianassi. Purtroppo sì, come avete detto voi, alla Regione Toscana, ma anche alle altre, viene giocato un tiro mancino da parte del governo. Il fatto politico è questo. Le regioni confidavano, perché le leggi lo prevedono, sulle risorse del payback e non gli sono state attribuite. Il governo non ha sostituito quelle risorse, non ha dato risposte definitive. In più, nella manovra di bilancio che è stata approvata al Senato e che arriva, che è in corso di approvazione entro la fine dell'anno alla Camera, le risorse per la sanità dovevano essere 8 miliardi, ne sono state messe 3, ne mancano 5 per rispondere soltanto all'inflazione. Se questi sono gli investimenti nazionali sulla sanità, cioè poco o nulla, le regioni devono decidere: o tagliano la sanità e i cittadini pagano di tasca loro per andare dal privato, oppure chiedono, come ha fatto la regione, uno sforzo eccezionale per continuare a garantire a tutti che se si va in un pronto soccorso si viene curati, o se dobbiamo essere operati veniamo operati dalla sanità pubblica e non da quella privata. Ovviamente
si tratta di una misura eccezionale. Io condivido quanto il Presidente Gianni ha detto: se chiudiamo la partita con il governo, col payback e con le risorse che ci dovevano essere mandate, siamo in grado di restituire queste risorse. Mi sembra giusto, io continuerei a lavorare su questo, perché ovviamente le tasse sui lavoratori sono veramente l'extrema ratio, che può valere solo in una situazione del tutto eccezionale perché il governo non ha mantenuto i patti, ma generalmente non bisogna utilizzare questi strumenti. Io ho fatto l'assessore al bilancio del Comune di Firenze e voi sapete che il Comune di Firenze è la città italiana che ha l'IRPEF, la tassa sui lavoratori e sui pensionati, più bassa d'Italia, per una scelta politica. Ovviamente è difficile non utilizzare quelle risorse, ma impegnandoci altrimenti ci siamo riusciti. La Regione Toscana in questo caso non ci poteva riuscire perché il governo non ha garantito il rispetto degli impegni, ma si deve trattare di una misura eccezionale per far fronte all'esigenza di garantire servizi in sanità, per poi costruire ovviamente modelli diversi che si fondino però sempre sulla sanità pubblica, perché non possiamo vivere in un paese in cui se sei ricco ti puoi curare e se sei meno ricco cavoli tuoi. Così non può funzionare, non è la storia della civiltà della Toscana, non è nemmeno la storia della civiltà del nostro paese, che ha istituito il sistema sanitario nazionale e rappresenta, come dire, un bellissimo modello a livello internazionale. Senta, venendo invece alle questioni che riguardano il MES ieri in Parlamento, cioè è veramente incredibile come è spaccata la maggioranza, è spaccata anche l'opposizione su uno strumento del genere, che comunque avrebbe garantito in questo caso all'Italia un meccanismo, diciamo, di salvaguardia importante. E poi alla fine io non ho ancora capito la motivazione politica del no al MES. Se lei magari, che è stato in Parlamento, che ha seguito il dibattito, l'ha capita e la spiega ai nostri telespettatori, magari facciamo un elemento di chiarezza insieme. Ma guardi, Vignolini, non l'ha capita perché non c'è una motivazione logica razionale, è tutto una motivazione ideologica. I populisti vogliono dire ai loro elettori: noi abbiamo respinto il MES, e lo hanno fatto isolando l'Italia in Europa. L'Italia ha preso degli schiaffi poderosi, Giorgia Meloni li ha presi con il nuovo patto di stabilità europeo, è andato esattamente come lei diceva che non sarebbe andato. Rispondono con un orgoglio tutto populista dicendo: e noi non ratifichiamo il MES. Non ratificando il MES impediscono all'Europa di utilizzare questo strumento, ratificandolo l'Italia non avrebbe deciso di utilizzarlo, poteva decidere se utilizzarlo o meno, e non approvandolo restano i precedenti modelli e sistemi, quelli che in realtà non piacevano. Quindi è veramente una scelta assurda che non può essere spiegata politicamente, ma lo sanno evidentemente tutti, al punto tale che il ministro dell'economia Giorgetti, che è uomo della Lega, aveva detto chiaramente che andava ratificato. Però, come dire, le forze populiste hanno prevalso, non solo nella maggioranza, anche nell'opposizione ci sono stati diversi voti contrari. Mi limito proprio a registrare che garantire l'unità della politica estera e della politica in sede europea è compito del governo. Noi, certo, altronde, certo, ed è tutto evidente, se siamo all'opposizione, no, siamo all'opposizione perché le elezioni le abbiamo perse, ci candideremo per vincere quando ci saranno, però oggi spetta alla maggioranza garantire, certo, in sede europea che è unita e compatta. E invece due partiti della maggioranza, Forza Italia e Noi Moderati, si sono astenuti votando in difformità rispetto a Lega e Fratelli d'Italia. Non, il nuovo governo non andrà più forte in Europa in sede internazionale. Il ministro degli esteri di Forza Italia, Tajani, insomma, l'immagine che esce a livello internazionale dell'Italia è davvero desolante. Allora, precisiamo, la maggioranza ovviamente ha le sue responsabilità, però quando si parla insistentemente dell'accordo PD 5 Stelle, di chi deve fare il federatore, la federatrice e quant'altro, rendiamoci conto che poi su questi temi battaglia, poi dopo, quando si costruiscono le alleanze. Sì, ma infatti devo dire, Vignolini, mi sembra un dibattito, anche quello che a volte riguarda noi dell'opposizione, piuttosto teorico. Cioè mi risulta che nel 2024 si voti alle europee su base proporzionale, quindi ogni partito si misurerà. Da qui al 27 o da qui a quando si voterà alle elezioni nazionali, certamente le opposizioni dovranno provare a costituire un'alleanza democratica progressista alternativa a quella delle destre, ma l'ansia oggi, a mio giudizio, non è stare a ragionare su modelli teorici di unione e collaborazione,
ma partire dai temi concreti. Su questo evidentemente c'è una grande diversità, per fortuna su altri che io reputo importanti, penso il salario minimo o la sanità pubblica, c'è invece una bella compattezza. Partiamo da quello che ci unisce, ma è evidente, e il voto lo ha dimostrato, che su alcuni temi, soprattutto quelli europei e internazionali, c'è una diversità di vedute. Allora, la porto invece alle parole del cardinale arcivescovo di Firenze Giuseppe Vettori, che ieri ha fatto un appello ai candidati sindaco, ha detto occorre avere radici forti e vitalità, ma soprattutto ha spiegato, eccolo qua, che il caro casa è la vera emergenza della città. È un'emergenza che si è creata negli ultimi anni con il dilagare degli affitti brevi. Il sindaco, durante gli auguri alla stampa, ha annunciato l'azzeramento dell'IMU sulla seconda casa per chi ovviamente darà un affitto residenziale, quindi a lungo termine rispetto a quelli a breve termine, ma ha anche ricordato un dato inquietante, che a Firenze il 70% di uno stipendio medio serve a pagare il canone di locazione, quindi vuol dire che praticamente poi per vivere diventa durissima. Non c'è dubbio, questo appello lanciato da Vettori è assolutamente condivisibile. Devo dire che la nostra candidata Sara Funaro, candidata del Partito Democratico e del Centro-Sinistra, ha proprio messo questo punto tra le assolute priorità e io condivido. E noi viviamo in una società veramente strana e complessa, probabilmente negli ultimi non anni ma decenni si è pensato che, come dire, i diritti fondamentali fossero in qualche modo acquisiti. Oggi ci rendiamo conto, lo abbiamo visto con crisi terribili, quella economico-finanziaria, quella del Covid, in una società globalizzata molto precaria, che alcuni diritti fondamentali come quello alla casa, come quello al lavoro, come quello alla salute, come quello all'istruzione o come quello ai trasporti, sono diritti che sono in grandissima difficoltà. Tanti cittadini non riescono a beneficiarne, e se noi vogliamo ricostruire, io credo, una politica e una comunità che parte dai bisogni dei cittadini per costruire un modello nel quale viviamo bene insieme, da questi diritti fondamentali bisogna ripartire. Certamente in modo anche concreto, pragmatico, non basta annunciare o enunciare che esiste un grande problema, ma occorre mettere in campo poi una serie di proposte concrete che consentano di realizzare la godibilità di quel diritto. Ad esempio, l'idea del sindaco dell'azzeramento dell'IMU sulla seconda casa per chi affitta è una buona soluzione, perché chiaramente il proprietario di un secondo immobile più difficilmente tende a affittare per un periodo lungo se poi incontra una serie di difficoltà, per esempio sul recupero dell'immobile o nel caso in cui non gli venga pagato l'affitto, e allora più facilmente ricorre all'affitto turistico. Noi dobbiamo rendere anche più vantaggioso e conveniente l'affitto di lungo periodo. Ovviamente servono politiche nazionali. Il governo che taglia nello scorso bilancio 350 milioni sul fondo affitti crea un grosso problema, perché certo servono le case popolari, ma poi ci sono tutta una serie di persone che non sono così povere da aver diritto alla casa popolare, ma non stanno nemmeno così bene da potersi garantire un affitto o una casa di proprietà a condizioni facili. Per loro servono delle misure intermedie di sostegno, come ad esempio il fondo affitti. Insomma, se mettiamo insieme una serie di misure, un pacchetto di misure concrete che aiutano le giovani coppie, gli anziani, chi ha perso un lavoro, a mantenere e il diritto alla casa, a godere del diritto alla casa, noi abbiamo dato un contributo immenso su un tema concreto alla vita dei cittadini. Quindi io sposo davvero questo appello del Cardinal Vettori e sono contento che Sara Funaro, nell'evento che ha fatto nei giorni scorsi, che ho visto molto partecipato, io ero a Roma, l'ho seguito a distanza, abbia proprio messo il tema della casa per i fiorentini al primo posto. Senta, andiamo invece a occuparci delle questioni che riguardano quello che accade, diciamo, nel centro-sinistra per le prossime amministrative a Firenze. A pagina 7 di oggi di Repubblica di Firenze, del re tentata dalle primarie con Italia Viva, ma parla anche con gli inviati di Schlein. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ieri a Sky TG24, a marzo consultazioni senza il PD, lei in videochiamata con i Dem, Taruffi e Baruffi. Ora vedremo se ci saranno queste primarie, diciamo, di centro oppure no, vedremo cosa accadrà, però leggendo anche l'articolo vi fa capire che è tutto molto, diciamo, volatile, cioè è una fase in cui ci sono delle interlocuzioni e non è escluso che si possa anche arrivare a un accordo tra Italia Viva e il Partito Democratico. Ma guardi, Vignolini, io credo che alle persone fiorentini
come dire, questi tatticismi della politica interessino veramente poco. Noi dobbiamo capire come garantire una mobilità che funziona, come rigenerare le piazze e i quartieri che hanno bisogno di innovazione, come appunto garantire il diritto alla casa, come fare di Firenze, io credo, l'avamposto del modello alternativo rispetto a quello nazionale, un modello di civiltà, cultura, pragmatismo, velocità che sono tipici della nostra città, in un momento come questo possono essere ancora più determinanti. Poi è chiaro che la politica è anche, come dire, tatticismo, ma insomma non deve prevalere quel livello. Io la vedo così, credo che Cecilia Del Re manterrà fede al patto che ha con la sua comunità politica, perché è una persona seria. Ha perso una sfida democratica, lei proponeva un modello diverso, uno strumento diverso alle primarie, la nostra comunità politica ne ha scelto un altro, quello dell'unità intorno a Sara Funaro, ma è una battaglia che merita riconoscimento da parte del PD, quindi agibilità politica verso Cecilia Del Re, le persone che le sono vicine, ma dall'altro io non ho dubbi che lei sarà coerente con quel partito che l'ha presa dal nulla e l'ha fatta prima consigliera, poi assessora, e alla quale lei, come dire, ha dato un contributo e col quale ha costruito una relazione forte. Quindi io non lo so, dubito francamente che possa essere tentata da abbandonare la sua comunità politica e andare in Italia Viva per fare le primarie con Saccardi. Poi il secondo punto, insomma, centrosinistra è già molto largo a Firenze, c'è il Partito Democratico, c'è ci sono i Verdi, c'è Sinistra Italiana, ci sono i partiti liberal democratici, più Europa e Azione, che sono i partiti che stanno nella famiglia europea di Renew Europe insieme a Italia Viva. Quindi non lo so, insomma, il modello delle primarie di Italia Viva alternative al centro-sinistra non mi sembrano la soluzione migliore e più utile per costruire un bel campo progressista che si presenta unito alle elezioni comunali. Però detto questo, chiaramente ogni partito deve scegliere la propria strada. Io valuto, registro che il Partito Democratico Fiorentino e anche la candidata sindaca Sara Funaro ha continuato e continua a tenere, secondo me fa bene, una porta aperta verso Italia Viva, qualora, come dire, volesse rinunciare a una battaglia contro il Partito Democratico, che io francamente, onestamente non comprendo, e volesse invece insieme a noi, insieme a questa coalizione che si è costituita, costruire, come dire, un campo forte che punta a fare quello che deve fare qui a Firenze, a vincere le elezioni e assicurare alla città una guida bella, aperta, progressista per la città. Allora, veramente in due minuti le chiedo invece di Heike Schmidt, perché di là nel centrodestra qualcosa si muove. Si devo dire si muove molto più il presunto candidato che ancora deve sciogliere la riserva Heike Schmidt che non il centrodestra, perché l'onorevole Donzelli ha detto ma noi non abbiamo mai detto che Schmidt, diciamo, sia il nostro candidato quasi a prendere tutela. Però Schmidt ha fatto questa intervista al Tirreno dove ha detto sono più conosciuto io in città di chi fa l'assessore da 10 anni. Nardella dice in 15 vigili urbani hanno multato un tenore. Dice in una città in cui c'è la microcriminalità e le spaccate, Nardella si vuole costruire un futuro da musicista di strada. Io conosco le periferie perché ho fatto gli uffizi diffusi. Cioè, ha detto tutta una serie di cose che di fatto sono. Cioè, poi è dura dire no, non mi candido se hai detto questa roba qua. Quindi parla da candidato e si profila un'elezione attualmente. Quindi parliamo dello scenario attuale, perché poi non sappiamo cosa succederà in futuro, nessuno alla sfera di cristallo, dove ci sono tre candidati moderati, perché Heike Schmidt, Sara Funaro e Stefania Saccardi un comune denominatore ce l'hanno, sono tutti e tre candidati moderati. Sì, e con una differenza, che Stefania Saccardi è candidata d'Italia Viva, che Sara Funaro è la candidata del PD, Sinistra Italiana, Verdi, Azione, più Europa, e che Heike Schmidt è il candidato dei Fratelli d'Italia. Poi Heike Schmidt è uno straordinario comunicatore, quindi ho letto questa cosa buffissima, che dopo essere stato nominato dal governo di Giorgia Meloni, con un bellissimo paracadute, direttore di un importantissimo museo a Napoli, si candiderebbe a Firenze, ma badate bene, non come il candidato di Fratelli d'Italia, come un candidato indipendente. E risponde Donzelli, l'uomo forte di Fratelli d'Italia a Firenze, che dice no, certo, lui sarebbe indipendente, noi valuteremo poi se sostenerlo. Posso fare un'ipotesi, e non credo di essere, come dire, un veggente. Se Heike Schmidt decidesse di candidarsi, io ritengo che Fratelli d'Italia e la Lega, la destra estrema, lo sosterrebbe di corsa. Non prendiamoci in giro, abbiamo parlato del tatticismo del centro-sinistra, ma qui siamo veramente ai campioni del tatticismo. La destra ovviamente ha offerto un bellissimo paracadute a Heike Schmidt, che non l'ha rifiutato, se l'è preso subito, e ora con questo bellissimo paracadute valuta se candidarsi a sindaco. Io penso che Napoli e i musei di Napoli meritino più rispetto, e la città di Firenze, certamente da Fiorentina
fiorentino lo dico, merita più rispetto e non certamente un candidato della destra che fa il pendolare tra Firenze e Napoli a seconda delle giornate, a seconda di quello che vuole. Va bene, diciamo, chiudiamo con questo, dove ovviamente c'è questo articolo oggi sul Corriere Fiorentino che riprende le parole di Rocco Commisso. Purtroppo il tablet non riesce a inquadrarlo, ma lo facciamo vedere noi. Franchi, accordo lontano, lo stadio usato come un trofeo, è il titolo, eccolo qua, adesso lo vediamo, è arrivato. E il punto, cioè, è questo: in realtà andrebbe spiegato al presidente che, cioè, non è che lo stadio viene usato come trofeo, è difficile fare le opere pubbliche in Italia, lo sa anche lui, perché il Viola Park è andato più lungo rispetto a quello che era previsto. Beh, però con il Viola Park hanno fatto un lavoro eccezionale e chiaramente anche loro hanno dovuto confrontarsi con la burocrazia, però resta un'opera eccezionale fatta in tempi brevi, un bellissimo modello rispetto ai centri sportivi che ci sono in Europa, qualcosa di veramente da protagonisti, ecco, come Firenze merita. E dobbiamo fare lo stesso sullo stadio. È vero che lo stadio di Firenze ha una vicenda difficilissima, è considerato dal governo un bene monumentale, non solo da questo governo, da tutti i governi evidentemente, dalla sovrintendenza, sì, insomma, da un'istituzione nazionale, un bene monumentale, quindi toccarlo è un'impresa incredibile. Questo progetto è un progetto che, rispetto ad altre ipotesi molto astratte, è molto concreto, perché è un progetto di ristrutturazione che rispetta quei vincoli. Quindi non rimetti in campo l'ennesima volta la partita, no, ma proviamo a lavorare con il livello nazionale per capire se tolgono i vincoli. Non li tolgono, ci hanno provato 10 anni, non no, li tolgono, cioè è inutile, non perdiamo altri 10 per avere lo stesso stadio dove si prende l'acqua e non è moderno. E in più avere molti finanziamenti, perché è vero che il governo ha perso 55 milioni del PNRR, però ci sono i 140 milioni, non ricordo quanti, del Ministero per la Cultura, che almeno ha detto è un bene vincolato, almeno i soldi per la ristrutturazione ce lo mette lo Stato. Siamo quindi a un passo dal risultato, spero che si possa andare avanti. Bene. Anche le aperture di Fiorentina sono davvero state molto importanti. Il ministro Abodi, ministro allo sport, si è reso disponibile. Io credo che ci siano le condizioni per gli uomini di buona volontà di mettersi intorno a un tavolo e provare a mettere una parola a fine, ma a fine positiva, a questa vicenda. Onorevole, grazie per essere stato con noi, buon Natale, tanti auguri. Peraltro poi ricordiamo che i parlamentari, in particolare i deputati, lavorano il 27, 28, 29, quei giorni lì, vero? Avete seduta? Quindi, sì, dal 27 al 30 sicuramente siamo riuniti alla Camera dei Deputati per l'approvazione della manovra di bilancio. Io ovviamente porterò un po' di battaglia anche per il nostro territorio, a partire da quella per la tranvia, alla quale sono stati sottratti 30 milioni e proverò fino alla fine a farli reinserire. Bene, grazie a Federico Giannassi che è stato con noi, grazie mille onorevole, tanti auguri, buona giornata. Grazie a voi, auguri. Grazie a tutti voi che avete seguito anche questa puntata di Refresh, noi ci ritroviamo il 27 dicembre, quindi tanti auguri a tutti voi ovviamente che ci seguite ogni giorno con passione, vi ringraziamo per questo, vi auguriamo tanti felici auguri di buon Natale, ci troviamo il 27 dicembre, puntuali come sempre alle 6:50. Andrea Vignolini, a tutti voi, buone feste. Allez.